L'attrice Caterina Murino e lo chef Simone Ruggiati sono i protagonisti del nuovo corto sul Made in Italy, ideato da Michele Pecchioli e diretto dal collettivo Two Guys, per la promozione del Cuoio di Toscana. L'annuncio era stato dato lo scorso anno, quando la Bond Girl, nota al grande pubblico per aver recitato a fianco dello 007 Daniel Craig nel film Casino Royale, aveva presentato il primo corto della serie ispirata all'eccellenza toscana legata alla lavorazione del cuoio e dei pellami, Niente per caso. Nel primo short film a recitare a fianco della protagonista Anna era stato l'attore toscano Amerigo Fontani. Quando mi hanno proposto di fare il secondo film su cui Toscana, speravo di poter interpretare un'altra volta Anna, quindi giustamente il primo personaggio in questa ricerca di ritornare alle origini, per cercare di capire che per qualsiasi cosa noi possiamo fare nel mondo abbiamo bisogno di tornare alle origini, perché è da lì che prendiamo le nostre forze per poter andare nel mondo. E giustamente il Cuoio di Toscana vuole raccontare questo, che dietro le scarpe meravigliose che vengono indossate dai più grandi stilisti e marche della moda c'è appunto questo lavoro artigianale che è rimasto immutato nei secoli dalla tradizione toscana. E invece questa volta non c'è più la mia Anna, ma c'è un altro personaggio e un po' un'Alice del Paese delle Meraviglie, un mondo nuovo dove raccontiamo non solamente l'eccellenza del cuoio di Toscana, ma l'eccellenza italiana, e quindi sarà ancora più importante questo viaggio che vi faremo scoprire grazie attraverso il cuoio di Toscana. Nel nuovo corto, girato a Firenze dal 15 al 18 maggio in varie location cittadine, dal negozio di calzature su misura al barbiere un po' retrò che ha tante storie da raccontare, a recitare in tandem con Caterina Murino è lo chef Simone Ruggiati, che dopo il successo ottenuto con Pechino Express è diventato conduttore di programmi pop come Cuochi e Fiamme in onda sulla 7. Io il Made in Italy ci credo davvero, ce l'ho tatuato addosso. Ho sempre detto che se si parte da una materia prima buona bisogna lavorarla poco per fare un prodotto d'eccellenza, e questo vale in cucina come in tutti gli altri campi. Quindi quando si parla di un prodotto di qualità lavorato artigianalmente con una storia e un background dietro di chi lo sa far bene, si rimane leader finché si mantiene questo tipo di filiera. Quindi sempre chiedere il top per poter proporre il top sul mercato. Le cose di qualità non scadranno mai, non andranno mai via di moda. Moda, food, arte, design, il corto realizza insomma una panoramica del Made in Italy più apprezzato all'estero e delle eccellenze della nostra regione. Protagonisti del corto anche i danzatori della compagnia Opus Ballet, il pianista e musicista elettronico Francesco Tristano, i maestri della scarpa su misura Mario Bemer e Mattia Capezzani e il presidente di Assomoda Giulio Di Sabato.